Salve a tutti abitanti della Scimmiopoli. Io come sempre sono Manulax e oggi vediamo che dall'ultimo aggiornamento è stato modificato il tier 4 e il tier 5 della strada centrale della Scimmia Mago. Sono stati modificati i valori. Come vediamo è aumentato il danno del fuoco da 1 a 2, spara 2 proiettili, è stata ridotta la perforazione. Mentre del tier 5 è stato aumentato da 1 a 10 il danno del fuoco, spara 3 proiettili, è stato ridotto il danno dell'attacco e ridotta la perforazione. Però spara 3 proiettili, quindi meno danno, meno perforazione, proprio meno dovrebbe essere la stessa. Vediamolo quanto forte è. Quello che vorrei provare è vedere se riesce a fare più di 2 milioni di scoppi in modalità scimpanzé. Mettiamogli innanzitutto in una sfera di fuoco e vediamolo se è comunque molto forte. Vorrei provare da ora in poi se riesco a vedere la potenza delle varie torri in modalità scimpanzé da ora in poi. Se ce la facciamo, fammi una magia teleguidata, così almeno dovremmo riuscire a distruggerla un po' di più. No, dammi fin da subito magia teleguidata, vediamo se... Che vorrei mettere muro di fuoco. E ci servirà qualcosa per distruggere il piombo. 865 per muro di fuoco, così distruggiamo tutto. Ci servirà qualcosa per distruggere i palloncini viola. Quello che vorrei mettere è... Attualmente non abbiamo niente per il mimetico, quindi o un sottomarino, o comunque arrivare a mettere il villaggio. Fuoco rimane per un bel po'. Villaggio ci riusciamo? Costa 2000. Non ne sono molto sicuro. Forse sì. No, per pochissimo. 2160, non ce la facciamo. Ci tocca mettere un sottomarino e metterlo in immersione. Almeno ci toglie il mimetico. E per un po' siamo messi bene. Però abbiamo il problema adesso comunque dei viola. Proviamolo così. Se ce la fa. Sottomarino, vai, distruggili tutti, distruggili tutti. Ok, poco. L'ultimo viola. Distruggilo, distruggilo, ok. Tutti i viola sono spariti e qua puoi tornare in immersione, almeno non fa più danni. Dovremmo riuscire a mettere il villaggio, però costa tantissimo. Diamogli il villaggio, almeno il mimetico lo vede sempre. Diamo i viola fra quanto arrivano comunque. Il mimetico lo vede, sotto tutti i viola. Vai fuori dall'acqua e riprova. Ok, ha sempre distrutto tutti quanti, perfetto. Muro di fuoco dovrebbe farcela. Abbiamo altri 3500 per il respiro del drago. Potrebbe servirgli sì un po' di supporto. Poi non so attualmente il mob se possa farcela, credo di no. Ceramica, parecchi problemi. Comunque questo qua non ce la fa e andiamo di respiro di drago. Almeno fa più danni. Il mob dovremmo riuscire a distruggerlo. Vai. Ok, respiro di drago va bene. Dai, dimmi che arriviamo a gestire di intelligence, almeno... La facciamo, 8100, così distruggiamo tutti i tipi di palloncini. 1600 per tamburi della giungla. Dopo dobbiamo provare a potenziarlo il più possibile. Mari con un ingegnere, inizialmente, per farlo attaccare più velocemente. Tutti i palloncini non sono un problema. Adesso respiro di drago molto potente. Andiamo anche con Evoca la Fenice, tanto per. Vediamo che qua adesso spara già due fiamme. Due fiamme che fanno meno danno, però il fuoco inizia a fare più danno, quindi... Il fuoco dovrebbe bruciare più velocemente i palloncini. Dovrebbe fare tanto fuoco, tanto danno il fuoco, questo sicuro. E ci costa 50.000 per Mago Supremo. Potrebbe farcela tutto da solo? Ne dubito, però. Ci possiamo provare. Abbiamo comunque la possibilità di rallentare con gli altri palloncini, i dirigibili, con la colla e simili. Quindi abbiamo molte possibilità. Round 60. Round 63 potremmo avere... No, vabbè, abbiamo la Fenice, dovremmo riuscirci. Il fuoco qui è in un bel punto. Sembrerebbe di sì. Sì, dai, dai. Mi fido che vada bene. Round 63. Fenice. Vediamo se resiste abbastanza anche per la terza ondata. Ok, resistito abbastanza anche per la terza ondata. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo se riesce a distruggere tutti quanti, anche i mob fortificati. No, serve una Fenice. Una piccola Fenice serve. Serve ancora 54.000, quindi altri 22.000 per arrivare Mago Supremo della Fenice. Potremmo farcela. Prende quanta perforazione c'è anche questo fuoco. E no, Fenice. Fortunatamente la Fenice con la strada superiore che insegue i dirigibili, il fuoco è molto meglio. Ci credo molto che riesca a superare almeno fino alla round 100, perché la Fenice con il Mago Supremo della Fenice è molto molto forte. Bisogna solo testarlo. Tanti palloncini, tanti palloncini. Per pochissimo, per un palloncino giallo bisogna usare la Fenice. Fortunatamente la ricarica, l'abilità torna abbastanza velocemente. Dai, gli ultimi... No, no. Dai, gli ultimi 7000. Distruggi tutto. Vai. Fantastico. Già che spara 2 qua è molto bello. Fenice. Vai.
Resisti. No, non credo, non credo, non so se ce la facciamo. Dai, resisti un altro po'. Ai ai ai. Resisti. Oh, tutti sti rigeneranti? Tutti sti rigeneranti da dove arrivano? Fenice, 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 fenice. Bellissimo, bellissimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mago supremo della fenice. Dai, un altro pochino. Mago supremo della fenice, vai. Subito. Almeno la fenice è sempre attiva. Adesso quello si potrebbe potenziare con un ingegnere. Lo mettiamo qua in fondo così non attacca niente. Vai. Ingegnere con sovraccarico. 14.500. Che se me lo tiene sempre potenziato, siamo messi bene. E qua abbiamo già i tamburi della giungla, non possiamo farci niente. Avevo portato Gwendalyn per la possibilità di potenziarlo, che so che lo fa attaccare più velocemente il fuoco e tutto quanto, però ho paura che Gwendalyn mi faccia troppi danni, quindi attualmente lo tengo fuori dal giro. Probabilmente penso di fare ultra potenziamento con 77.000, così almeno spara molto più velocemente. Comunque siamo già alla round 88, siamo andati molto velocemente, mi piace. E vediamo che qua attualmente spara 3 fiamme. 3 fiamme, il fuoco dovrebbe fare molti danni. Quindi mi fido. E non sto neanche utilizzando l'overclock perché non serve i DDT. Fantastico. Ah, sembra che se la stia cavando tutto da solo. Siamo già quasi a 1.000.000 di danni fatti tutti lui. Tieniti un po' di overclock, che non ti fa male. E non stiamo ancora neanche usando il potere della fenice suprema. Il mio problema dell'overclock è che 77.000, che non abbiamo abbastanza tempo per potenziarlo per 10, essendo poco tempo. Massimo buttiamo un alchimista e gli facciamo fare più danni. La vediamo. Attualmente ancora round 95, non abbiamo ancora utilizzato una volta il potere della fenice. Wow, 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 piano. Andiamo un po' più piano. Andiamo un po' più piano. Adesso sarebbe buona cosa usare il mago supremo della fenice. Ok, perfetto. La prima volta alla round 95 ci è servita. Comunque, il problema della perforazione che è tolta da 50 a 15 secondo me non è un problema, perché le vedo difficilmente che viene consumata tutta quanta. Comunque il fuoco che fa più danni, che se ne spara il triplo, dovrebbe fare il triplo dei danni. Più o meno ci siamo. Qui dovrebbe riuscire a fermarli da solo. Dai, su, 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 ferma tutto. Fenice, 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 fenice. No. Dobbiamo utilizzare subito la fenice suprema, che dovrebbe fare più danni. La distruggiamo prima. Torna anche l'abilità abbastanza in fretta. Dobbiamo utilizzarla nuovamente. Round 98. Sperando di non averle fregato questo round. Vai, mago supremo, distruggi tutto. Round più difficile, resisti un altro po', perfetto. E adesso tutti i diti fortificati. Ai ai ai. Non so se ce la facciamo, perché non abbiamo neanche l'abilità della fenice. Allora, come prima cosa vorrei provare un alchimista, che mi fai più danni in generale. Vai. Vai, anche con l'abilità qui. Dai, su, 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 su. Abbiamo distrutto i DDT. Distrutto i DDT. Ok, non è sufficiente. Proviamo super colla. Bisogna solo vedere se riusciamo a distruggere poi il bed. Almeno qua la colla lo fa. Abbiamo anche un pecchilettino di soldi per far fuori il bed. Utilizziamo l'abilità. Anche questo così. Possiamo utilizzare comunque anche chiamata le armi. 1.000.000 di danni li ha quasi fatti. Resisti. Io ti do anche chiamata le armi. Super fenice, chiamata le armi. Tanti danni, tanti danni, tanti danni. E ok. Bisogna solo vedere se resiste qua. Vabbè, no, ovviamente c'è la colla implacabile che ferma tutto quanto. E direi fantastico, grazie per il mago. 2.017.000 danni. Fenice infuocata, molto molto potente, riuscita a farcela da sola. Andiamo avanti un pelettino per vedere cos'altro si potrebbe potenziare. Andiamo anche avanti un per 25. Così, così. Qua ce ne sono tanti palloncini, ce ne sono tanti. Vai. No. Adesso che mi interessa potrei mettere anche un Gwendalyn, che almeno a qualche livello dovrebbe riuscire ad arrivare a potenziarmi ancora di più la fenice. Quello ok. Utilizziamo un'altra fenice. Vai, distruggi tutto. Un'altra chiamata alle armi. Tanti palloncini, troppi palloncini, troppi palloncini.
proviamo a mettere anche un energizzante, così almeno le abilità mi tornano più velocemente di tutte quante, quindi è più, mi torna prima e mi piace. Più tanto siamo già a livello 6 fin da subito, mi ha già potenziato, come vediamo qua il potenziamento. Andiamo contro i bad, tanti bad, tanti bad. Ma mi sembra che l'abilità della Fenice torni molto velocemente, è sempre attiva praticamente, però hanno tanta vita. Un'altra Fenice, se ce la fa, riusciamo a distruggerlo? Riusciamo a malapena a distruggerli. Aspettare di distruggere questo bed prima di poterlo attivare tutte le abilità. Dovrebbero riuscire a distruggerlo. Dai, distruggetelo. Aspettare un pochino. Ok, abilità di entrambe. Vai, Fenice Suprema. Anche questo del congelamento. Fermate tutto, fermate tutto, fermate tutto. Resistito all'ultimo. Ce l'abbiamo fatta. È stata duretta, il 119 è stato molto dura. So che c'è anche scimmia cecchino qua, dovrebbe essere un po' più facile. È un 138, un sacco di DDT, forse troppi. Troppi DDT, però adesso che ci sono quelle abilità dovremmo riuscire. Ok, li abbiamo fatti fuori tutti quanti. Io speravo di arrivare al 150 con la possibilità di comprarmi l'alchimista, ma a questo punto ne dubito. Allora, proviamo, vediamo se... Non c'ho i soldi per l'alchimista, però. Dubito. 5.000. No. Più altro per distruggere i bed e tutto quanto successivamente. Ce l'abbiamo fatta. Però, malissimo. Proviamo a comprare anche difesa nazionale. Vediamo se ce la facciamo, però. Sono troppi danni da fare. Tutti i soldi giusti, giusti, giusti per tutto quello che abbiamo contemporaneamente. Fenice, questo, colla. Ingegnere, fuoco, questo. Tutto quanto insieme. Vediamo se riusciamo a... facciamo pochi danni. Sul 1000 al secondo, però non abbastanza. Riproviamo un altro giro, vai. Con solo 8 dollari avanzati ci ho provato il più intensamente possibile che potevo, ma questo bed fortificato non riesce a buttarlo giù. Comunque Super Fenice con quasi 19 milioni di danni ce l'ha fatta. Qua hanno fatto danni, 1 milione di danni. Qua ha fatto mezzo milione qua. La Fenice molto molto potente. È più potente di prima secondo me? No, è più bilanciata. Però mi piace di più che spara più colpi tripli piuttosto che averne uno che abbia tanta perforazione, perché preferisco che colpisca di più e faccia più danni con tanti colpi piuttosto che avere una tantissima perforazione per poi avere magari un solo bersaglio e non colpire tutti quanti. Comunque, abbiamo visto anche questo aggiornamento del Mago Supremo della Fenice. Scrivetemi nei commenti quali altre torri volete vedere nei prossimi video che sono state modificate nell'ultimo bilanciamento. E se vi siete persi il video dei bilanciamenti, andatelo a rivedere. Grazie a tutti della visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti. Scimmie torri, un mix perfetto, fluttuando sull'aria scoppia i blan. Manulax è il maestro con stile unico, gioca BTD6 come nessun altro sa fare.